in chat ha messo una nota sul verba per il verbale. Buongiorno, Sì, infatti. Aspetta. apriamo la seduta, sono le ore 9 e 10, procedo con l'appello nominale e la consueta richiesta per chi dovesse necessitare di giustifica di volermelo cortesemente comunicare. De Vivo, Presente. Alleori. Buongiorno, presente dalle 9 con giustifica, grazie. Perfetto, buongiorno. Angiolini. Bellassai. Borrelli. Buongiorno, presente. Cerisola. Buongiorno, presente dalle 9 con attestazione, grazie. Baccari. Presente, grazie Emanuela, con l'attestazione. Nulla, una seconda chiamata per i consiglieri Angelini. Consigliere. E Bellassai. Ok, prego Presidente De Vivo, a lei la conduzione della seduta. Grazie. Cominciamo subito con il primo punto all'ordine del giorno, che sono i due verbali. Il verbale del 16 febbraio l'avevamo già letto nella scorsa riunione e c'era soltanto la mia correzione che volevo aggiungere. Quindi adesso diciamo, ho fatto la correzione e ve la mando un attimo sulla chat e vedere sul video. Chat, un secondo. Ecco qua. Ok, così. Scusate, mi sta telefonando. Scusate l'interruzione, ma mi ha chiamato la direzione socio-educativa per comunicarmi che si collegava in commissione fra un quarto d'ora. Questa è la modifica che volevo fare al verbale. Adesso condivido lo schermo. Ed era per sostituire questa frase qui. Dove sta? Ecco, volevo sostituire questa frase qui. No, 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 quella qua devo chiudere. No, 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 non abbandonare. Devo uscire. Allora. Ok, vedete era questa qua che volevo sostituire questa frase. La Presidente, in attesa del collegamento dell'assessore, affronta le varie ed eventuali comunicando che lavori richiesti. Da un cittadino tramite PEC di abbattimento barriere architettoniche per accedere all'ufficio postale del Torino Nord sono stati effettuati. Sono stati realizzati 5 scivoli sugli attraversamenti pedonali che conducono all'ufficio postale. Nel piano PEB approvato recentemente dal Consiglio, fra i punti di accesso da sistemare sono stati inseriti anche gli uffici postali. I lavori sono avvenuti nel mese di febbraio. Il cittadino ha inviato un ringraziamento con la Presidente estesa alla direzione tecnica competente. Questo è l'intero pezzo che io volevo sostituire l'analogo pezzo sul verbale. Va bene, Manuela? Patrizia, ho una domanda. Posso? Sì. Ma tu questa correzione l'hai fatta rivedendo il verbale? C'è anche la Cioè, registrazione. rivedendo la registrazione, no, questo volevo Certamente. capire. Certamente.
Va bene. Ok, grazie. Sì, sì, va benissimo. Presidente, mi scusi, lei ha caricato, potrebbe inviarmi anche l'integrazione per email? Lei l'ha inserita in chat? Scusi, che la stavo seguendo. Ah, ecco, ha ricopiato questa parte qui la Presidente, va sostituito in quel pezzo, paragrafo lì. Ok. Sì, va sostituito con questo, un copia e incolla. Ok. Va bene, io siccome questo verbale era stato già letto, lo approviamo. Se posso, vorrei passare al secondo verbale, quello di oggi, che è questo. Lo vedete tutti sullo schermo? Sì, Patrizia. Okay. Allora, questo è il verbale del 23 febbraio delle ore 9. Si parlava della banca delle visite Onlus. Non so se l'avete già letto, c'è una modifica che ha richiesto il consigliere Bresti, che io ho segnato qua. Sono queste Patrizia, ce lo leggi il verbale, per favore? Va bene. Allora, la Presidente, dopo aver constatato il numero legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta in data odierna e regolarmente convocata. Con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali, segue lettura e approvazione. La Presidente, in attesa degli invitati, dalle varie eventuali, informa i commissari della pubblicazione dell'avviso pubblico di Lazio a Grega. Informa inoltre che anche la consulta della disabilità ha chiesto una riunione del GLIM. La Presidente alle ore 9.18 sospende la seduta in attesa degli invitati, alle ore 9.33 la Presidente riprende la seduta e tutti i consiglieri rispondono all'appello. La Presidente alla presenza degli invitati introduce il secondo punto all'ordine del giorno, esame ed eventuale votazione, proposta di risoluzione CNA relativa al protocollo d'intesa tra il Municipio 9 Euro e la Fondazione Banca delle Visite Onlus, per l'adesione al circuito solidale in qualità di municipio amico. Il consigliere Bellassai, firmatario dell'atto, presenta il progetto indicato nella risoluzione, che appare come un'opportunità importante offerta dalla Banca delle Visite per integrare e rafforzare i servizi e l'offerta del Servizio Sanitario Nazionale. L'intento è offrire prestazioni sanitarie a persone in difficoltà economica che si trovano in situazioni di urgenza. Si chiede l'intervento del municipio per la sottoscrizione di un protocollo e la massima diffusione del progetto. La Presidente della Banca delle Visite Onlus spiega che l'idea della fondazione è nata allo scopo di offrire solidarietà, integrando le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. Dopo un excursus sulla storia della fondazione, sottolinea che l'idea del caffè sospeso viene trasposta alle visite sanitarie. Prosegue con la condivisione di slide esplicative. Requisito orientativo è la presentazione di un ISEE inferiore a 12.000 euro. Importante lavorare in sinergia per la diffusione del progetto attraverso il passaparola. Inoltre il progetto si prefigge di aiutare anche gli animali e da compagnia che necessitano di cure veterinarie. Lo scorso anno sono state donate 930 visite sanitarie sul territorio nazionale e 22 pet visite. Per divulgare il progetto, la Banca delle Visite partecipa a manifestazioni, convegni, eventi aziendali e formativi. Questa invece, questa frase colorata di giallo, è la frase che andrebbe corretta correttamente su indicazione di Bellassai. La leggo. Interviene l'ufficio DSE confermando che la difficoltà di accedere alle cure sanitarie sta diventando complessa e il progetto rappresenta la possibilità di ampliare l'offerta sanitaria ai cittadini a costo zero. L'ufficio può agire come interlocutore rispetto alle segnalazioni che affluiscono alla banca delle visite. È importante concretizzare il progetto per integrarlo. Qui c'è scritto nel PEB, in realtà va scritto nel piano sociale.
inserendo anche il progetto delle visite agli animali. Manuela, quindi basta sostituire PEBBA con piano sociale con PEBBA. Perfetto. Okay. Invece la seconda frase che volevo cancellare è: la Presidente ritiene importante realizzare il censimento delle persone in difficoltà presenti nel territorio municipale sostituendola con... La Presidente ritiene importante utilizzare il bacino di utenza del segretariato sociale come soggetti particolarmente fragili a cui proporre l'utilizzo del servizio. Potrebbe ripetermelo, sono sul verbale, così lo scrivo immediatamente. Presidente. La Presidente ritiene importante utilizzare il bacino di utenza del segretariato sociale come soggetti particolarmente fragili a cui proporre l'utilizzo del servizio. Poi continua a lei. Manuela, ripeto la frase? Assolutamente sì, grazie. Allora, vediamo. La Presidente ritiene importante utilizzare il bacino di utenza del segretariato sociale come soggetti particolarmente fragili a cui proporre l'utilizzo del servizio. Perfetto. Grazie. Continuo a leggere. L'assessore alle politiche sociali conferma il parere positivo della Giunta. Che la Presidente del Municipio sottoscriverà con la Banca delle Visite. Necessario far conoscere le prestazioni offerte attraverso i mezzi di diffusione istituzionali, attivandosi sul piano municipale con le realtà aggregative e associative dei medici specialisti. Il consigliere Bellassai procede con la lettura dell'atto, aggiungendo che la lista Calenda ha presentato questa risoluzione per offrire un servizio concreto ai cittadini, che diventerà attuativo ed operativo con la sottoscrizione del protocollo, integrando nei servizi sociali del municipio e istituzionalizzandolo. Il consigliere Cerisolo osserva con dispiacere che questo atto rappresenta la sconfitta delle istituzioni pubbliche e il rischio potrebbe essere rappresentato da una sorta di inerzia delle istituzioni stesse. Si riserva di esprimere un parere in consiglio, ringraziando comunque i promotori firmatari dell'atto e la commissione. Il consigliere Bellassai comprende il dubbio del consigliere, per questo motivo il percorso dell'atto è stato più lungo del previsto. In questo caso però si tratta di una collaborazione gestendo il servizio attraverso il segretariato sociale che collabora nella gestione delle prestazioni, verificando le priorità, istituzionalizzando il servizio ed evitando il rischio di appaltarlo. Si tratta di integrare il sistema l'SSN rafforzandolo per garantire assistenza sanitaria a tutti i cittadini. La Presidente pone ai voti la proposta di risoluzione e protocollo d'intesa della Banca delle Onlus e il consigliere Alleori alle 11:20 non risponde alla seconda chiamata di votazione. I pareri favorevoli 5, consigliere De Vivo, Angelini, Bellassai, Borrelli, Vaccari, contrari 0, astenuti 1, Cerisola. La Commissione esprime parere favorevole a maggioranza. La Presidente, al termine degli argomenti, verificato che non sono più presenti note da esaminare alle 11:30, dichiara chiusa la seduta. La segretaria verbalizzante, Caterina Manati, bla bla bla. Il presente verbale viene letto approvato nella seduta del oggi 5 aprile. Se non ci sono altre modifiche da parte di Bellassai già le ha comunicate. Se non ci sono altre modifiche dagli altri consiglieri, lo riterremo approvato. Lo riteniamo approvato? Va bene. Grazie. Bene. Per me va bene, sì, grazie Patrizia. Perfetto, allora è approvato. Allora ci mancano 7 minuti, a meno che non siano già tutti presenti, e possiamo cominciare l'argomento numero 2. Vediamo chi è presente. Allora, è presente Angelo Panizza, Roberto Milano, ma non è presente ancora Enrico Cam e l'assessora.
Io ci fermiamo per 5 minuti o proseguo con vari eventuali. Proseguo con vari eventuali, siete d'accordo? Ti consiglio di fare una pausa di 5 minuti in attesa che si collegano gli altri. Oppure facciamo vari eventuali? Cosa dicono gli altri? Danilo? Marco? Facciamo una pausa di 5 minuti? O facciamo vari eventuali, troppo poco spazio e vari eventuali. Mi sentite? Per me va bene la pausa di 5 minuti per attendere gli invitati. Va bene, allora 5 minuti di pausa, sono già due. Manuela, allora se puoi interrompere la registrazione, sì, grazie. Sì. Riprendiamo alle 9:30. Eccoci qua. Buongiorno di nuovo, sono le 9:42, la seduta riprende, procediamo con un veloce appello. De Vivo. Presente. Alleori. Presente. Angelini. Presente. Bellassai. Presente. Borrelli. Presente. Cerisola. Baccari. Presente. Presente. Okay. Prego, Presidente De Vivo, tutti presenti alla seduta. Perfetto, grazie. Abbiamo qui oggi come ospiti il coordinatore del municipale del centro anziani, il signor Angelo Panizza, il vice coordinatore, il signor Roberto Milano, e abbiamo anche come rappresentanza degli uffici Enrico Cam, che è un funzionario degli uffici che è interessato l'interfaccia con i centri anziani. Benvenuti a tutti, abbiamo qui anche l'assessore Laurelli. Oggi volevamo fare un approfondimento sui centri anziani. Ovviamente, come tutti quanti sappiamo, il regolamento del centro anziani è in corso di approvazione al Consiglio Comunale, speriamo che lo sia fra poco, ma quindi in attesa di questo nuovo regolamento volevamo fare un punto che riguardasse in qualche modo i contenuti delle convenzioni con gli APS a grandi linee. Volevamo capire anche come venivano gestiti i preventivi che vengono presentati entro il 30 novembre di ogni anno alla direzione socio-educativa raccontare, esplicitare come vengono distribuite le attività e i costi e le spese. Volevamo approfittare oggi per capire, grazie alla presenza di CAM e alla presenza anche dei due coordinatori, cosa si può effettivamente acquistare, quali sono le attività che si possono fare e cosa non si può invece fare. E poi fare anche un piccolo punto sui campi di bocce, perché so che è uno dei punti che è stato affrontato, è un corso di analisi da parte del coordinamento del municipio, e fare anche un piccolo punto anche con l'assessore Laurelli per capire se il budget annuale dedicato ai centri anziani, ho visto che è stato confermato, non so se c'è anche e se è stato confermato anche il budget per il nostro undicesimo centro, che è quello di Fonte Laurentina. E quindi insomma ho messo un pochino sul piatto tutti i punti all'ordine del giorno. Non so se chi vuole iniziare a parlare, se magari il Enrico Cam ci può fare un attimo una panoramica dei contenuti della convenzione e in generale di tutto quello che si sta muovendo all'interno del municipio per assistere i nostri centri anziani. Enrico, vuole cominciare? Allora, lei? Buongiorno. Sì,
Allora, la convenzione, beh, è un accordo, voglio dire, adesso non so se ti è stato mandato una bozza di convenzione. No, signor Cam, non ho ricevuto, sono andata a verificare proprio, posso riverificare al volo ora? Ah, ecco, sì, in questo istante mi è arrivata, alle 9:35. Sì, mi è arrivata la convenzione. Non è la bozza. Però per cui sono... uno schema, sì, uno schema. Sì, qui vedo, però insomma non riesco a leggerlo adesso in diretta su... Aspetti che... Non volevo leggerlo, volevo solo capirne un attimo i contenuti, volevo soltanto capire quali erano i capitoli. Il testo della convenzione è un testo adottato da anni e non è assolutamente in discussione, Cam, non capisco qual è... No, è appunto... No, ma non è un problema, solo che anche io mi prendo. Vabbè, vogliamo parlare di altre cose allora intanto? No, io sinceramente, assessora, non l'avevo mai visto, nessuno della commissione aveva mai capito, ma io parlavo solo dei capitoli, non volevo leggere la convenzione. In generale, la convenzione è il documento che regola i rapporti fra il municipio e il... Per lei è una perdita di tempo, perché ovviamente per l'assessore è pane quotidiano, mi rendo conto. È una perdita di tempo, Patrizia, perché è un atto esecutivo che spetta al direttore, non spetta alla politica, non spetta all'esecutivo. È un atto che esegue gli indirizzi che stanno dentro il regolamento dei centri anziani comunali, punto. Disciplina le modalità di accordo con l'associazione, con l'APS costituita nel centro anziani, perché l'amministrazione municipale possa destinare i fondi per le attività a queste associazioni. Questo disciplina questo accordo che viene fatto dal direttore Airaghi col singolo presidente di centro anziani. Però, francamente, non è una roba né da discutere, l'abbiamo ereditata, funziona da sempre, fra tante cose fatte nei centri anziani, questa non è una cosa che fanno i centri anziani, è una cosa che fa l'amministrazione municipale direttamente col suo direttore. Assessora, era giusto per indirizzare gli argomenti, perché all'interno della convenzione, come ora sto vedendo, c'erano proprio in qualche modo anche le domande che ho fatto. Quali sono le spese per le quali è possibile utilizzare il contributo di Roma Capitale? Ecco qua, attività ricreativo, culturali, sociali. Quindi mi immagino che queste siano le stesse voci che stanno dentro anche il preventivo di spesa. Era per inquadrare, sarà un mio difetto che voglio sempre partire dalla legge, però insomma era... infatti volevo capire anche il discorso degli eventi conviviali, perché mi diceva in un'interlocuzione che ho avuto con il coordinatore che gli eventi conviviali, la parola conviviale è una parola che va, non è accettata dalla ragioneria, e vedo qui che invece nella convenzione è scritto chiaramente organizzazione di eventi conviviali. Quindi era giusto per capire. Comunque prego, Carma, lei la parola. Fino a poco tempo fa questa accezione conviviale, convivialità, evento conviviale era, diciamo, previsto e avevamo comunque concordato con la ragioneria che era un modo per pagare le spese, diciamo, relative a eventuali pranzi. Poi adesso ultimamente invece c'è stato un
un indirizzo della ragioneria che ci ha un po' anche deviato da questa cosa qua, perché pare che non sia più non sia più accettata questa cosa in generale. Le spese per pranzi, cene non vengono previste, cioè non sono tra le spese rimborsabili. Tuttavia, con il direttore, con il direttore della ragioneria, per alcuni casi è stato previsto la possibilità di rimborsare questo tipo di attività nel limite del 20%, però ogni volta lo dobbiamo, diciamo, concordare con lui, non è una cosa automatica. Nonostante vedo che all'interno della convenzione sia previsto, perché adesso sì, sto prendendo una convenzione standard ed è previsto organizzazione di eventi conviviali, quindi il 20% sì. Si può spendere al massimo in un anno il 20% del budget assegnato. Però ogni volta bisogna, diciamo, concordarlo, dirlo, perché pare che intanto non vengono accettate le fatture, non vengono accettate le fatture con catering, con in descrizione del catering, eccetera. E poi anche questo evento conviviale, diciamo che è tollerato, ma è tollerato poco. Ma cosa vorrebbe la ragioneria che venisse scritto? Non so se il signor... No, che non vorrebbe, in realtà non vorrebbe pagare queste spese. Cioè, l'orientamento della ragioneria è quello di non rimborsare le spese relative a diciamo ai pranzi, eccetera, eccetera. Va bene, questa... Questo è in pratica questo, quello che... Che questo ci sia... L'ultimo orientamento, l'ultima cosa che io ho capito è questa qua. E, no. Però... A volte riusciamo a rimborsare almeno in parte questo tipo di spese. Va bene, ma diciamo... Presidente, mi scusi. Prego, Presidente, prego. Mi scusi. Sono Angelo Vanizza. Posso intervenire su queste cose che noi abbiamo fatto e che stiamo portando avanti, queste cose che gli dicevo prima, cioè che gli ho detto l'altro giorno? Questo della convivialità. Sì, allora, prego. Allora, noi abbiamo concordato, ma questo tramite gli uffici, perché hanno trovato una soluzione. Io ringrazio sempre gli uffici, perché ogni tanto troviamo delle soluzioni fattibili e plausibili. Allora, la ragioneria, questa parola conviviale, non la contempla. Cioè, a noi ci affida il 20% delle spese per fare qualunque cosa noi vogliamo, ma non possiamo mettere convivialità. Ma se ci dice quello che dobbiamo mettere, lo mettiamo e punto e basta. Però c'è un'altra voce su questa, sulla convenzione nostra, che ci obbliga a consumare il 10% per il quartiere. Ora, al quartiere non è che possiamo raccontare delle barzellette, possiamo fare uno spettacolo del teatro, ma alla fine pure noi ci dobbiamo offrire qualche cosa a queste persone che vengono a vedere uno spettacolo, qualunque esso sia. E il 10% di questa somma, e il 20% l'abbiamo noi, ma tutte le altre cose, ecco, adesso approfitto per dire, non le abbiamo sistemate tutte, come la convenzione è un atto che le APS fanno col comune,
per avere l'assegnazione dei fondi, ma è per tutti uguali, e questa è stata sempre e stiamo continuando a farla. Una volta assegnata, il direttore dei servizi ci affida la somma, noi consumiamo la somma preventivata. Nel mese di novembre, quando noi consegniamo il preventivo di bilancio per il 2000 e l'anno successivo, nel caso nel 2023, mettiamo la ripartizione dei fondi in percentuale. Noi ci atteniamo a questa cosa qua. L'unica cosa che si è sempre domandato, perché una volta sì, una volta no, poi la fattura si ferma, poi la fattura non va avanti. Questa parola conviviale, se la leviamo e la mettiamo in un altro modo, io non lo so come possiamo fare, però siamo andati avanti. Tozzi e Bocconi siamo andati avanti, abbiamo aspettato qualche giorno in più, però insomma siamo andati avanti. Per quanto riguarda tutte le altre cose, le abbiamo fatte tutte, perché abbiamo cominciato da defibrillatori. Noi ci eravamo accorti che i defibrillatori erano scaduti i termini, ci siamo messi in contatto con l'ufficio e devo ringraziare con l'assessore Laurelli che ci ha fatto fare un incontro con il direttore Guastella, con i raghi e gli uffici preposti. Siamo riusciti a bypassare i fondi che ci aveva a disposizione il coordinatore per fare questa sistemazione dei defibrillatori. Abbiamo fatto il collaudo, abbiamo comprato le bacche nuove, abbiamo fatto i corsi e siamo andati avanti. Cioè, noi le cose non è che abbiamo dormito, l'abbiamo fatte, anzi dobbiamo ringraziare questa amministrazione e in prima persona l'assessore, perché ci ha dato una mano e gli uffici ci hanno dato una mano per poter andare avanti, perché noi siamo stati 4 anni di buio, quasi tra 2 anni del Covid e 2 anni prima siamo stati al buio, non avevamo niente e non sapevamo niente di quello che succedeva. Decidevano dalla sera alla mattina quello che si doveva fare, poi l'indomani mattina cambiavano. Abbiamo perso dei soldi, dei centri che non hanno pagato questa cosa qua, perché non c'era scritto da nessun posto che si doveva pagare con i bonifici. Hanno messo pure questa legge, qualcuno ha rimesso pure i soldi di pagare col bonifico o con una carta di credito, e fino a qua siamo. Ma all'inizio non era così, perché nessuno sapeva come si poteva pagare. Una volta che si è pagato i contanti, non hanno rimborsato i soldi. Nella convenzione non è scritto come bisogna affrontare queste spese? No, sulla convenzione è scritto solamente un accordo che si fa col comune, li ripeto, per l'assegnazione dei fondi. Si mette per iscritto la quantità delle persone che frequentano il centro o le iscritte al centro, la programmazione dell'anno successivo portato in percentuale, perché poi se non si fa una cosa si può rimediare, per esempio un corso di computer, se non riusciamo a fare un corso di computer possiamo fare un'altra cosa con quel budget che noi abbiamo messo per fare il corso di computer. Queste sono le cose che è scritto per tutti, giustamente. Io penso, secondo me, che il direttore ha la facoltà, chi non firma la convenzione col comune non ha diritto a queste cose, perché non avendo una convenzione non mette a disposizione questa somma di soldi che rispettano a qualunque centro non abbia fatto questa cosa qua. E questa è una cosa molto logica, perché non stabilendo la convenzione la direzione socioeducativa non può affidare i soldi. E difatti adesso stiamo aspettando che ci mandano la conferma dei soldi che non ci abbiamo a disposizione per consumarli. E questa è un'altra cosa. Un'altra cosa ancora, mi vorrei dire, quello che stiamo cercando adesso con i campi di bocce. Non abbiamo fatto una riunione col presidente della federazione Riccardo Milana, sono tornato io 10 giorni fa, ho preso contatti con l'ingegnere, con la responsabile che verrà a fare una verifica sui campi per vedere le condizioni dei campi, come stanno e come non stanno, dopodiché vediamo come possiamo ripararli, perché stavolta poi ci deve pensare tanto la federazione e tanto noi. Perciò dico, noi stiamo nella norma del lavoro che non abbiamo fatto, e gli uffici ci hanno aiutato per fare tutte queste cose qua, però manca adesso questo regolamento, benedetto regolamento, e una volta per tutte si deve parlare con questa ragioneria per capire quello che noi dobbiamo scrivere su una fattura che presentiamo qualunque cosa abbiamo fatto.
Questo in linea di massima le altre cose. Poi se ci sono altre domande, c'è pure Roberto, allora, che ha portato di mano qualche carta più di me, perché lui l'archivio ce l'ha in ufficio lì da lui. Cioè, queste sono le cose. Presidente, posso interrompere un attimo, perché leggendo la convenzione che mi è arrivata da te, ho visto che effettivamente all'interno della convenzione è scritto chiaramente che non vengono dati contributi, non sono rimborsabili quelle spese che la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti ritiene legittime per l'ente, che quindi non potrebbero formare oggetto di pagamento indiretto da parte dello stesso. Esso, ad esempio, le mere liberalità, l'acquisto di igiene e di conforto durante le riunioni degli organi rappresentativi delle CSA, degli APS, le spese sostenute per l'ospitalità, pasti offerti a favore di fornitori del CSA o dell'APS, o di soggetti legati allo stesso da rapporti di tipo professionale e commerciale, gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti da amministratori, dipendenti e associati, l'acquisto di beni durevoli, tende, gazebi, sedi, eccetera. Quindi la convenzione lo dice chiaramente che queste cose non possono essere erogate. Ma infatti, Presidente, ma queste cose noi non le abbiamo mai fatte, queste cose qua, non abbiamo fatte queste cose qua. L'unica cosa era questa convivialità, il 20% almeno era consentito di avere questo 20% di questa somma, sì, della riportazione dei fondi per fare qualche cosa all'interno del centro senza avere tutti questi cavilli, insomma, ecco, perché il 20% su 400 persone, faccio lei un po' il conto quanto viene, no? Viene quasi 2 euro a testa. Perciò dico, se si va a fare una gira, si finiscono il 20% di queste cose qua. Però siccome erano messi sul conviviale, la ragioneria, una volta per tutte, deve essere chiara da dire, vabbè, non le spendete più col conviviale, spendete su un'altra cosa. Ma voi avete fatto una proposta alla ragioneria? Cioè, c'è un documento che avete concordato? No, l'assessore, siccome l'ha presa di petto questa cosa qua, perché insomma la ragioneria, io penso, siccome è un organo tecnico, una volta che gli arriva una fattura con bonifico bancario delle spese che sono state fatte per fare una gita, non so come può sindacare, non lo so, perché la giurisprudenza dice che va bene, che non puoi consumare per regali, per fare quello, per fare quell'altro. Però insomma, noi se andiamo in giro con 50 persone, 52 persone che fanno una gita, non è che portiamo a portare il sacchetto con la mela dentro, il panino. Ecco, questo è. Va bene, io volevo un approfondimento su defibrillatori. Ha detto che Presidente, sono Milano Roberto. Posso intervenire su questo argomento prima di passarne un altro? Sì, prego Roberto. Grazie. Allora, integrazione di quello che ha detto Angelo. Allora, io rammento anche alla dottoressa Laurelli quanto il coordinamento decise in relazione appunto alle attività socio-ricreative e culturali per le quali la convenzione appunto disciplina come atto amministrativo firmato dal direttore della direzione socio-educativa e il presidente proprio le modalità di spesa. Ora, su questo argomento non va dimenticato che la ragioneria nel tempo ha modificato e ha eccepito sempre in maniera diversa, quindi noi abbiamo chiesto proprio per evitare di fare degli errori, perché i presidenti si trovano, questo è un dato oggettivo che noi raccogliamo, si trovano in difficoltà, di fare questo incontro con il dottor Ruzza proprio per la definizione esatta di che cosa occorre scrivere sulle fatture. Adesso noi ci siamo dilungati sul conviviale, non conviviale, eccetera. Però posso anche dire che in passato, come tesoriere, alcune fatture con scritto evento conviviale sono passate. Quindi è una questione proprio tecnica che debba essere approfondita con i responsabili della ragioneria per mettere in condizione le associazioni di poter correttamente documentare le spese. Rammento anche che le spese che possono essere sostenute, adesso al di là, sono attività socio-creative e culturali, nelle quali rientrano innumerevoli attività. Lasciamo perdere le percentuali.
è acclarato che non si possono comprare beni durevoli, sedie, tavoli, eccetera. Quindi che cosa si può spesare? Gite, visite a teatro, pullman per spostarsi da un luogo all'altro. E al momento la linea della ragioneria è quella che i pasti e le cene le devono pagare gli iscritti, punto. Cioè questa in linea generale è la tesi della ragioneria. Ecco perché noi, da un punto di vista proprio tecnico-amministrativo, chiediamo questo incontro. E questo lo volevo sottolineare. Per quanto riguarda le diciture, avevamo anche chiesto, e la dottoressa Laurelli forse se lo ricorda, anzi sicuramente se lo ricorda, proprio la definizione, e uso il termine esatto che prendo dal verbale, di fatture standard che possono mettere tutti i centri, tutti i presidenti delle associazioni, meglio, perché sono le associazioni che rendicontano, di scrivere esattamente diciamo delle tipologie di spesa in maniera tale che la fattura corra veloce. Altra cosa che sottolineo, ed è sempre stata evidenziata in questo verbale, la necessità che la documentazione che viene mandata a rimborso debba, diciamo, l'iter di questa documentazione debba essere step by step informato il presidente del centro, perché molte volte che cosa succede? Succede che la ragioneria eccepisce e il presidente dell'associazione non sa che questa documentazione è bloccata per un cavillo, tra virgolette. Quindi bisognerebbe anche che l'iter burocratico delle fatture tra direzione socioeducativa, ragioneria e ritorno fosse diciamo più messo in evidenza a favore dei presidenti dei centri. Adesso non so se sono stato chiaro. Questo però diciamo è il punto cruciale. Grazie signor Milano, adesso abbiamo è molto chiaro qual è il punto. Magari il signor Cam dopo ci potrà raccontare, dopo l'intervento dell'assessora, anche l'iter fanno queste fatture all'interno della cosa, e ovviamente bisogna, probabilmente sarà necessario anche non rivedere l'iter, ma dare questa informativa quando l'iter si blocca. Prego assessore Laurelli. Siamo sempre fermi su questo punto dell'accettazione delle fatture e dei rendiconti da parte della ragioneria, giusto? Sì. Sì, poi anche dei fibrillatori volevo chiedere. Sì, poi vediamo quest'altro punto. Poi vediamo l'altro. Lo vediamo direttamente con Panizza e con Milano. Esatto. Danno loro quello che è stato fatto. Sì. Per quanto riguarda la rendicontazione delle fatture, diciamo che mi pare che siano state date informazioni sufficientemente chiare. Siamo ad una sorta di interpretazione che noi mettiamo in discussione delle norme da parte della ragioneria, che di fatto impedisce la possibilità di ritenere come attività sociale un pranzo conviviale, che vuol dire stare assieme ad altri e pranzare, in occasioni di attività culturali, sociali, ricreative che i centri anziani, stante il regolamento, possono e debbono organizzare. Paradossalmente, se un centro anziani va in visita ad alla Reggia di Caserta, può rendicontare le spese del pullman, averle rimborsate. Ha rimborsata la spesa dell'audioguida, del biglietto per accedere alla Reggia, e ha rimborsato diciamo tutte le spese relative all'intera giornata che gli anziani passano partendo da Roma a Caserta e ritorno, salvo il pranzo. Quindi come i bimbetti che vanno alla scuola dell'infanzia si devono portare il cestino col panino dietro. La polemica che abbiamo aperto da mesi con il ragioniere Ruzza, ma che purtroppo finora non ha visto un esito
o una mediazione favorevole è determinata dal fatto che la meglio scienza dell'educazione, della pedagogia, le ricerche, gli studi anche più recenti dicono che ovviamente nell'arco della giornata un evento conviviale prevede anche lo stare assieme bevendo un caffè o mangiando una qualche cosa. E sottolineo che avendo noi oltre 8.000 iscritti, quando si va in un centro anziani che organizza per esempio la festa del papà e quindi organizza un pranzo e quindi c'è un evento conviviale, diciamo difficilmente si tiene conto del fatto che siamo anche in zone nelle quali non è che c'hai gente dell'alta borghesia che si può permettere di pagarsi 30 euro di un pranzo al ristorante se sta fuori città e quindi oppure se comunque non ha altro modo per poter stare assieme agli altri a ora di pranzo o a ora di cena. Ci sono molte persone anziane che vanno al centro anziani non perché si mangia, ma per stare assieme, ma laddove c'è la possibilità di usufruire di un pasto, magari qualcuno che vive un momento di povertà o che è in solitudine ne trae un oggettivo beneficio, che non è un beneficio fisiologico, è un beneficio di carattere psicologico, di benessere psicofisico, che va tenuto in considerazione. Io non so in virtù di cosa, ma abbiamo ereditato dalla ragioneria, che fra le altre cose controlla i conti non dei centri anziani, ma di tutte le spese che fa un municipio, controlla i conti di almeno 5 o 6 municipi di Roma, quindi condividiamo un ragioniere insieme a molti altri municipi. Non so da dove è venuto fuori questa sorta di disciplinare che è stato all'epoca preparato dalla ragioneria ed accettato all'epoca dal municipio, che prevede per l'appunto quelle percentuali a cui accennava Angelo Panizza come modalità di ripartizione del fondo comunale. Quindi quando arrivano i soldi ai centri anziani per le attività, e sono soldi che noi abbiamo in bilancio, quindi adesso dovrebbe essere arrivata, questo l'ufficio ce lo potrebbe dire e sarebbe importante saperlo, dovrebbe essere arrivata ai singoli presidenti la determina del direttore Airaghi, che in base al numero degli iscritti divide percentualmente la somma che è iscritta in bilancio e che ci è stata accordata in sede di approvazione del bilancio comunale, che quest'anno è di 82.000 euro da dividere per 11 centri anziani. Una volta arrivata questa disponibilità per impegnare questi soldi e quindi rendicontare e avere i rimborsi, perché la modalità è che il centro anziani anticipa le spese e poi successivamente l'ufficio rimborsa, quindi c'è anche un esborso e un'uscita da parte del centro anziani per avere questo contributo. Una volta fatto questo, il centro anziani deve stare dentro percentuali stabilite dalla ragioneria che dicono, che so io, che il 30% delle spese deve essere destinate ad attività culturali, che il 10% deve essere impegnato per attività culturali, sociali, ricreative aperte ad anziani del quartiere e quindi a beneficio di anziani che non necessariamente debbono essere iscritti al centro anziani. Un altro 20% può essere impegnato per attività di tipo sportivo, cioè un entrare nel merito di un'attività di gestione dei centri anziani che spetta alla APS, che fra l'altro secondo me esageratamente interpreta e malamente interpreta anche le leggi del terzo settore, perché le APS sono normate per legge dalle norme del terzo settore, oltre che dal regolamento, che ricordo è sempre il regolamento
del 2010, non ancora è stato approvato il nuovo regolamento che adeguerebbe le regole di gestione dei centri anziani anche alla legge che gestisce le regole delle APS, e quindi siamo in questa situazione di conflitto con la ragioneria e di braccio di ferro che normalmente riguarda gli uffici e la ragioneria, né la giunta né il presidente del centro anziani né il coordinamento si occupano di questo. L'obiettivo dell'ufficio è ovviamente ogni volta ottenere il risarcimento delle fatture, perché sono soldi che sono anticipati dal centro anziani che giustamente debbono rientrare. Questa è la situazione economica fino a questo momento. Presidente, sono sempre io. Senta, posso concludere così almeno abbiamo il quadro completo, tornando su dei defibrillatori? Presidente, mi sente? Non si sente niente. Sì, c'ho sempre... Presidente, mi sente? Sì, la sento. Avevo il microfono abbassato. No, sto dicendo, ecco, visto che abbiamo toccato, così finiamo adesso gli argomenti che abbiamo messo in campo e che abbiamo risolto. No, noi dobbiamo decidere. Allora, per quanto riguarda i defibrillatori... Se facciamo rispondere un attimo Enrico Camma all'assessore Laurelli. Volevo dire che la determina di impegno sta in questo momento è stata firmata, la suddivisione dei fondi è stata fatta per il 2023 e adesso la determina sta per essere approvata dalla ragioneria. Non l'ho visto stamattina, ma penso che in brevissimo tempo siano disponibili questi fondi per ogni APS. Cam, dobbiamo fare in modo che il ragioniere faccia il regalo di Pasqua ai centri anziani, che firmi l'autorizzazione a rendere esecutiva la DD, perché sennò veramente stiamo andando troppo oltre. Noi abbiamo aspettato un po' a mandare avanti la determinazione, perché c'era un problema con un centro anziani. Infatti, sì, ma è stato risolto, il problema è stato risolto, quindi se ora sta la ragioneria, quello che le chiedo davanti alla commissione è se cortesemente da adesso, appena finisce la riunione, lei si mette al telefono e fa in modo di avere l'ok della ragioneria a che la determinazione dirigenziale firmata dai Raghi, che destina i soldi per le attività del 2023 ai centri anziani, arrivi ai presidenti prima della giornata di domani, entro comunque domani. Questo è quello che io credo che sia necessario in questo momento, va bene? Va bene. Grazie. Prego. Allora, Presidente, posso... Sì, volevo solo chiedere, Gino, devi intervenire su questo punto o possiamo aspettare un attimo la conclusione dell'intervento? Posso intervenire su questo punto. Perfetto, Gino, vai. Grazie, Presidente. Allora, io concordo appieno con... Non sentiamo. Io concordo appieno con l'intervento fatto dall'assessore Laurelli, che ne apprezzo ovviamente lo sforzo e il lavoro che sta facendo per venire incontro alle esigenze dei nostri centri anziani. E detto questo, io anche gli interventi sia di Roberto che di Angelo che saluto. Grazie Gino. Grazie. Non si sente più niente. Gino? Oddio. È basato sulla convivialità, perché voglio dire, il fatto di incontrarsi, di stare insieme, il fatto di frequentare il centro anziani a persone che sono rimaste sole, secondo me è un momento di convivialità,
Perciò credo che necessariamente il segretario generale del Comune di Roma deve far chiarezza su questo punto. Io mi rendo conto anche del fatto che probabilmente la ragioneria ha preso questa decisione di non contemplare i pranzi e quant'altro è dovuto dal fatto che probabilmente in passato si è abusato di questa cosa, cioè probabilmente dei centri anziani del comune di Roma, molti forse hanno abusato di questa voce e hanno fatto molti, molti pranzi con spese molto elevate. Però come l'esempio pure che portava l'assessore, che se un centro anziani va in gita alla Reggia di Caserta e ovviamente poi c'è il momento del pranzo, non si può fare distinzione da chi il pranzo lo può pagare e quindi paga il pranzo, e chi invece non ha la possibilità di pagare il pranzo sta a guardare gli altri che mangiano. Perciò credo che su questo necessariamente la ragioneria deve fare una volta per tutte chiarezza. E risottolineo il fatto che apprezzo, condivido e sono concorde con il lavoro e lo sforzo che sta facendo l'assessore Laurelli, invece di fare, diciamo, di risolvere questa problematica e venire incontro alle esigenze dei centri anziani. Grazie. Io volevo aggiungere a questo proposito che volevo ricordarvi che quando abbiamo fatto le osservazioni al nuovo regolamento, che si spera sia approvato a breve, questo punto delle cene conviviali l'abbiamo molto affrontato. Uno, perché era presente sulle osservazioni che ci è stato dato dal coordinamento dei centri anziani, se si ricorda Angelo, e quindi noi l'abbiamo specificato, ma non solo, ma quando abbiamo invitato in commissione, non ricordo chi, un consigliere comunale ci aveva detto che l'interpretazione era giusta e che quindi le cene conviviali saranno nel futuro, quando sarà approvato il documento e poi le relative convenzioni, saranno giustificate. Approfitto anch'io per ringraziare Luisa Laurelli perché per questo incitamento alla firma della determina, perché insomma siamo ad aprile ed effettivamente siamo già a 4 mesi dal 2023 ed è necessario che i centri anziani possano disporre quanto prima di questi fondi per poter poi affrontare l'estate e la Pasqua con maggiore sicurezza e certezza di delle attività che possono fare. Allora ridò la parola ad Angelo, al coordinatore Angelo Panizza, per continuare. Avevamo chiesto dei defibrillatori di tutta la vicenda dei defibrillatori che stava iniziando a raccontare. Prego. Grazie Presidente. Allora, per tornare al defibrillatore, noi abbiamo avuto nel 2019 dei defibrillatori, la provenienza esatta poi si è trovato perché l'assessore Laurelli si è interessata per sapere da dove venivano questi defibrillatori, comunque li abbiamo avuti. Che succede quando si hanno questi attrezzi? C'è una scadenza. Quando noi ci siamo accorti, abbiamo guardato i defibrillatori e abbiamo visto che la scadenza è in 2 anni, ci siamo accorti che le placche non erano più buone. Il collaudo, bisognava fare il collaudo dei 2 anni e non era stato fatto. Ci siamo attivati come coordinamento, abbiamo scritto direttamente, abbiamo cominciato a prendere le misure per come fare. Siccome non si capiva la provenienza di questi defibrillatori, giustamente, queste cose non sono state né registrate né portate in bilancio per la manutenzione che avevano bisogno dei defibrillatori. Che abbiamo pensato? Abbiamo fatto una riunione col direttore Guastella, col direttore Iraghi, con l'assessore e con gli uffici competenti. Abbiamo pensato insieme a Roberto di assegnare la spettanza che spetta al coordinamento per riparare questi defibrillatori, per metterli in funzione, perché i presidenti rischiavano veramente la galera. Se qualcuno aveva bisogno di defibrillatori, arrivava sul posto e non funzionava, ne pagava le conseguenze. Il direttore Guastella ha preso accordi con la Croce Rossa,
ha parlato per fare tutte queste cose qua, le abbiamo fatte, ma veramente con tanto lavoro e tanta abnegazione. Abbiamo fatto le placche, abbiamo comprato le placche, abbiamo fatto il collaudo dei defibrillatori, abbiamo fatto i corsi dei defibrillatori. Non tutti, perché l'undicesimo centro anziani che era stato aperto ancora non aveva né defibrillatori, non aveva fatto i corsi, mettendo a disposizione i fondi che c'era il coordinamento. Pure lì c'è stato un via vai che non finiva mai, no? Io mi sono visto arrivare 3-4 lettere di queste che avanzavano un credito nei miei confronti. Io ho 76 anni, non ho comprato nemmeno un quaderno se non avevo i soldi per pagarlo. Comunque, finalmente abbiamo avuto le fatture, abbiamo consegnato le fatture, il che è buon ragioniere, no? Che bisogna dirlo, buon ragioniere questo, aveva preso accordi che bastava che portavamo le fatture e lui accreditava la somma sul centro del Fondo Ostiense, dove io sono iscritto e dove ci abbiamo il conto corrente bancario, per poi pagare le fatture. A un certo punto sto signore non andava né avanti né indietro, ci siamo accertati perché per come, questo aveva dimenticato tutti gli accordi che aveva preso. Gli uffici, pressandolo, la dottoressa Mezzani, Enrico Gam e gli uffici preposti sono stati dietro questa cosa qua, perché tutti i giorni andavo in banca, è arrivato qualche soldo, no, alla fine quella mi aveva fatto una fotografia, ha detto: senta signor Panizza, quando ci sono i soldi la chiamiamo noi. Finalmente si è messo la mano sulla coscienza, si è ricordato forse quello che aveva detto il direttore, non c'erano problemi, parlo del direttore della ragioneria, che non c'erano problemi per questo passaggio di soldi, ha mandato i soldi. Alle 8:50 di mattina sono arrivati i soldi in banca, alle 9:32 io avevo fatto un bonifico, pagando la Croce Rossa di tutto questo. La spesa è 3.500 euro quasi. Questa è la storia dei defibrillatori, perché non è stata una cosa facile. E queste erano cose che qualcuno prima di questa amministrazione, io lo sottolineo, se n'era proprio fregato di questa cosa qua. Tutti se ne erano fregati. E se non eravamo stati attenti a guardare queste scadenze, ancora stavamo nel modo di prima, insomma, ecco. E questo è i defibrillatori. Per quanto riguarda le bocce, concludo. Gli accordi che abbiamo preso noi col presidente della federazione. No, Angelo, prego. Solo un attimo, prego. Volevo chiedere a Enrico Camma, a proposito dei defibrillatori, questa spesa che verrà affrontata fra 2 anni nuovamente per la manutenzione, probabilmente il cambio anche delle placche, come diceva prima, è una spesa che dobbiamo sostenere noi come municipio, ovviamente. Questa l'amministrazione penso che provvederà sicuramente, perché questa è una cosa che deve mettere in bilancio sì. Per l'avvenire, okay. Per l'avvenire, questo presidente. Grazie. Così fidiamo per le voce. Sì. E allora, dopo l'accordo abbiamo preso col presidente della federazione Riccardo Milana. Io ci sono tornato, l'altra settimana mi sono messo d'accordo con la segreteria del presidente, manderà dopo Pasqua, io gli porto l'elenco dei centri che hanno il campo da bocce, insieme a questo ingegnere faremo una visita sui campi da bocce per vedere quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. E perciò tutte le cose che dovevamo fare, le abbiamo fatte. Con tutti gli sforzi di questo mondo si è aperto pure quell'altro centro a Castel di Leva, no? Che abbiamo combattuto per questo, per il mobilio, per quello, quell'altro, e ancora non c'hanno niente, presidente. Qualche cosa, insomma, non è che non stiamo fermi, l'amministrazione fortunatamente questa volta ci sta dando una mano per tutto e in tutto. Siamo a disposizione, basta che dall'altra parte non ci abbiamo questo benedetto regolamento che stiamo aspettando come il pane, perché per noi sarà il Vangelo, per tutti i presidenti, io dico francamente, avendo questo pezzo di carta in mano, comunque in qualunque modo sia scritto, speriamo in bene, per i presidenti è una salvazione, perché nessuno si rende conto, i centri anziani, che c'è sempre il perino della situazione che vuol fare il direttore,
avendo un regolamento in mano e le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare sono scritte sulle norme del regolamento. Perciò speriamo che quanto prima arriva questo regolamento e così ci mettiamo a posto per quest'altra cosa. E speriamo di andare avanti, sta ragione di che ci dà una buona notizia. Ecco, l'assessore dice prima di Pasqua che ci danno assegnazione dei fondi. E quell'altra cosa della ragioneria che ci dia una risposta per come fare queste benedette fatture una volta per tutte, un modello, e così tutti i centri si adeguano a fare questi pagamenti, queste fatture in queste condizioni. Grazie. Io volevo approfittare, ovviamente, chiedere sempre a Enrico Cam, appena ci sarà il nuovo regolamento, bisogna rifare tutte le convenzioni, bisogna di nuovo riscriverle tutte. Vero Enrico? Immagino di sì. No, Presidente, no. No. Gli posso rispondere io, Presidente? Questo no. Le convenzioni si fanno al momento che ci sono le elezioni. Una volta eletto il nuovo presidente dell'APS deve stabilire un rapporto col municipio e deve fare la convenzione col municipio. Ma questo avviene una volta solamente quando ci sono le elezioni. Una volta eletti i presidenti fanno questa convenzione col comune, se no, altrimenti non ci avrebbe senso di avere uno stabile amministrazione senza una rendicontazione e ad avere l'assegnazione di fondi. Questo è Enrico, se vuoi aggiungere qualche cosa. No, bisogna vedere se la nuova convenzione prevederà altre cose che si possono mettere nella convenzione, il regolamento, voglio dire, se il regolamento prevederà altri strumenti da dover mettere nella convenzione, eventualmente si fa un'integrazione, ma la base cioè è giusto, insomma, la base cioè bisogna vedere se si rinnova in qualche modo. Presidente. Grazie Enrico per la precisazione. Anch'io credo che bisogna fare qualche integrazione eventualmente. Presidente De Vivo. Prego Roberto, mi dica. Grazie. E volevo per completezza di trattazione. Allora, il nuovo regolamento, come sappiamo, in itinere, quando sarà approvato, occorrerà armonizzarlo con gli statuti, che questa è la cosa più importante, gli statuti delle associazioni, perché ogni associazione di promozione sociale che gestisce il centro ha un suo statuto. Quindi praticamente occorrerà verificare se il regolamento va in contrasto in alcune norme, in alcuni articoli con lo statuto dell'associazione. E come voi sapete, gli organismi di gestione dell'associazione sono i medesimi del centro anziani. Quindi, per fare un esempio, il presidente del centro anziani è anche il presidente dell'associazione. E questo è il primo passaggio. La convenzione viene dopo. Poi c'è anche il passaggio del vademecum. Questi in sostanza sono i documenti che consentono alle APS / centri di funzionare. Questo l'ho voluto dire perché credo che sia il primo lavoro che come coordinamento dovremo fare con uno specifico gruppo di lavoro per appunto verificare la congruità del nuovo regolamento e lo statuto dell'associazione. Grazie. Importantissima osservazione signor Milano ha fatto. Concordo con lei. Cioè, ha chiesto di parlare, non so in che ordine, Borrelli, prima Borrelli e poi Bellassai. Io ho alzato la mano un po' di tempo fa. No, volevo intervenire sul punto precedente, peraltro, e a questo punto la dico così. Questa è una discussione che abbiamo fatto più volte in questa commissione, negli scorsi mesi, in occasione appunto, in ultima istanza, del lungo iter di approvazione del nuovo regolamento delle case sociali degli anziani del quartiere, per cui è un tema a noi molto noto e che i centri anziani, che ringrazio oggi presenti, ci hanno raccontato in maniera puntuale, esaustiva e chiarissima da questo punto di vista.
come è chiara, secondo me, ma oserei dire anche secondo noi, credo tutti, diciamo, consiglieri, diciamo, è giunta la mala interpretazione rispetto a quella che è, come dire, il tema della convivialità, che non è elemento accessorio, ridondante, ma è elemento di inclusione, elemento anche di uguaglianza, io mi sentirei di dire, no? Cioè, a completamento delle attività ricreative, sociali e culturali che vengono portate avanti ai centri. Quindi io da questo punto di vista, e volevo intervenire su questo punto, era in quel momento che ho alzato la mano, mi sento di condividere anche la tenacia, ecco, oserei dire così, che l'assessora Laurelli, che ringrazio, ci ha riportato anche in questa sede, e l'impegno nostro degli uffici affinché si provi a spingere per quella che secondo noi è la corretta interpretazione del regolamento, e quindi della conseguente gestione economica anche del rimborso delle spese da parte dei centri anziani. La certezza sul rimborso delle spese, la certezza sulla modalità effettiva di rendicontazione è parte preponderante della pianificazione anche dell'organizzazione dell'attività, e in questo io penso che la politica debba, come dire, facilitare il lavoro assai già difficile e gravoso, veniva ricordato prima, aggravato in questi ultimi anni di pandemia e non solo, dei centri anziani, e metterli nelle condizioni di operare nella maniera più tranquilla possibile, sgravandoli da, come dire, difficoltà interpretative che mettono appunto, aggiungono un onere maggiore nella gestione stessa delle attività quotidiane dei centri anziani. Quindi ecco, questo mi sentivo di dire, credo che tutti aspettiamo il prima possibile l'approvazione del nuovo regolamento da parte dell'Assemblea Capitolina, e penso che facciamo bene a riaggiornarci qualora ci fossero novità su questo, però mi sentirei di dire che i temi sollevati oggi sono parte della discussione che insieme abbiamo fatto anche all'interno di quel passaggio. Io ricordo anche che per questa cosa dei pasti noi abbiamo approvato delle osservazioni rispetto al percorso dell'iter capitolino, e quindi, come dire, era parte preponderante anche delle valutazioni che insieme in commissione, non solo, abbiamo già fatto in questo municipio. Quindi questo era quello che mi sentivo di dire. Grazie, Presidente. Grazie, Danilo. Bellassai, prego. Grazie, Presidente. Spero che mi si senta, perché io sono all'estero e la connessione è un po' ballerina, spero che mi si senta, cercherò di essere sintetico. Allora, innanzitutto la prima riflessione che voglio fare è che tutti abbiamo espresso, insomma, prima di me, l'auspicio che questa questione degli eventi conviviali venga risolta. Ovviamente io sono d'accordo con molte delle riflessioni che sono state fatte sull'importanza, eccetera, eccetera, e sulla funzione sociale del pranzo, tutto vero. Però lasciatemi dire che non con gli auspici e neanche con i buoni pensieri, i buoni propositi che si risolvono queste questioni. Quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione, il problema è tecnico, anzi tecnico-amministrativo, ed è in quella direzione che bisogna cercare di risolverlo. All'inizio della seduta mi pare sia stato detto che la ragione Fulvio, non sentiamo più. Nel non accettare quel tipo di tesi. Non si sente niente. Fulvio, può ripetere dalla ragioneria, per piacere? Lei ha detto all'inizio. Sì, perché non abbiamo sentito un bel pezzo dell'intervento, dalla ragioneria, all'inizio della ragioneria. È proprio in viaggio, si sta muovendo? Stavo all'inizio della seduta. Sì, esatto. Fulvio. Adesso provo a costare, mi fermo un attimo, vediamo se si sente meno. Ok. Vediamo se si sente meglio. Eccomi. Adesso mi sentite? Sì, sì, sì. Ecco, mi sono fermato. Adesso spero che mi sentiate. Mi sentite? Sì, ora sentiamo. Sì, devi ricominciare dal discorso sulla ragioneria, perché non si è più sentito niente. Sì, sì. Ok, niente, io stavo dicendo che la ragioneria mi pare si appelli a una normativa superiore, più generale,
che riguarda il rimborso delle attività conviviali, rispetto alla quale non so esattamente quale sia la norma alla quale si riferisce, ma insomma diciamo che con gli eventi conviviali e comunque col rimborso dei pranzi in genere ho avuto a che fare molte volte e c'è una notevole rigidità. Per esempio spesso vengono posti dei limiti di costo, cioè di entità. Ora non so se in questo caso sia questa la questione, ma insomma il concetto che volevo esprimere è che bisogna confrontarsi con le regole tecnico-amministrative. Gli auspici e anche la volontà politica possono servire a fare pressione, ma insomma bisogna trovare una soluzione tecnica. Il secondo discorso che volevo fare riguarda il regolamento. Allora, non voglio fare polemica politica, so che l'assessora Laurelli è più incacchiata di tutti noi messi insieme al riguardo, e spero che questo regolamento possa apportare dei chiarimenti che possano aiutare i centri anziani e i loro presidenti nella gestione, anzi ne sono sicuro, ma questo regolamento però per farlo deve essere approvato. Ora, questo ritardo non so a cosa sia dovuto, mi piacerebbe saperlo, mi piacerebbe anche avere, una, se possibile, una previsione riguardo all'approvazione di questo regolamento, però trovo che sia abbastanza sconcertante che dopo quasi 2 anni di questo regolamento ancora non si veda traccia. La terza e ultima riflessione che volevo fare riguarda ancora una volta quello che dicevano un po' tutti e due, sia Panizza che Milano, riguardo alle difficoltà di certi presidenti nell'affrontare le problematiche tecniche amministrative di cui sono responsabili, cioè per esempio nella presentazione dei bilanci, nella presentazione delle fatture, che tipo di fatture. Volevo suggerire di non accettare mai il consiglio personale del funzionario di turno che dice no, ma ve lo faccio io, ve lo risolvo io, fate così. Quello che viene, la regola che deve essere eseguita deve essere chiara, univoca, indiscutibile, perché sennò si rischia poi di prendere delle facciate contro il muro. Più in generale, credo che sarebbe opportuna e necessaria, se possibile, una formazione, un supporto concreto di natura amministrativa per tutti i centri anziani che credo ne abbiano bisogno. Sono tanti, ognuno è gestito da un presidente diverso, le competenze in questo campo non sono scontate, quindi sarebbe bello e sarebbe buono, magari viene già fatto, non lo so, ma non mi sembra, dargli un supporto pratico, una sorta di formazione, lasciatemi dire. E poi l'ultima cosa, giuro che ho chiuso, il quesito riguarda, al di là dei defibrillatori che sono un tema ovviamente importantissimo, volevo, se è possibile, affrontare, sapere qualcosa anche riguardo alle alla situazione infrastrutturale. I centri, il coordinatore ci può dare qualche problematiche infrastrutturali, cioè alcuni centri hanno problematiche infrastrutturali, mi risulta, se sono state risolte, quali sono le criticità. Grazie. Grazie, Fulvio. Presidente, sempre io. Allora, una risposta giustamente di quello che ha detto il consigliere Bellassai. Allora, per quanto riguarda il regolamento, lo stiamo aspettando tutti. Per quanto riguarda le criticità, già noi da un anno, da quando si è stata la nuova amministrazione, prima non l'avevamo fatto per il Covid e compagnia varia, che stiamo stiamo cercando di sapere tutte le criticità che ci sono in tutti i centri anziani. L'abbiamo fatta già l'anno scorso, l'abbiamo ripetuta adesso. Fra qualche giorno tutti i presidenti metteranno per iscritto le criticità che ci sono in vari centri e poi cominciamo a fare i lavori come l'abbiamo fatti l'anno scorso, insomma, ecco, perché non abbiamo mollato niente, vi posso garantire che non abbiamo mollato niente. Certo, ci sono i tempi perché pure gli uffici tecnici hanno qualche problema di soldi e allora dobbiamo aspettare qualche giorno in più, però noi ci siamo premuniti di fare anche quest'anno tutte le criticità che ci sono nei vari centri e il bisogno che ci hanno in questo momento. Grazie. Signor Panizza, se poi queste criticità le passa anche all'assessorato e anche a noi, ovviamente saremo contenti di potervi aiutare. Presidente? Prego. Presidente. Sì, per le criticità, visto che si sta parlando, allora proprio nella riunione del coordinamento del 28 marzo scorso, d'intesa con la dottoressa Laurelli, abbiamo aggiornato le criticità.
che come coordinamento abbiamo inviato a tutti i presidenti con preghiera di verificarle e di inserire eventuali ulteriori esigenze, avuto riguardo evidentemente anche in certi settori alle disponibilità finanziarie. Abbiamo in particolare sottolineato come coordinamento le linee telefoniche e le esigenze Wi-Fi e la situazione degli estintori e degli idranti, che ci è parsa come coordinamento molto disomogenea nelle strutture dei centri. Quindi abbiamo chiesto personalmente, mi farò carico poi di fare una richiesta cumulativa sulle diciamo manutenzioni. Rammento che c'è una nuova ditta che ha vinto l'appalto, però in alcuni centri questa manutenzione periodica prevista per legge si fa, in altri no, quindi cercheremo di sanare anche questa situazione che io ritengo prioritaria. E diciamo, per quanto riguarda un'altra importante questione, quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche, sto raccogliendo e poi la farò avere anche all'assessora le esigenze più urgenti per le strutture dei nostri centri, avuto riguardo ovviamente alle disponibilità finanziarie. Grazie. Grazie signor Milana, grazie per questa puntualizzazione. Prego Paola Vaccari. Grazie Presidente. Allora, sostanzialmente io volevo ringraziare ovviamente sia Panizza che Milano, ma soprattutto l'assessora Laurelli per tutte le spiegazioni che ci hanno dato. Mi trovo non d'accordo di più con gli interventi che mi hanno preceduto, sia quello di Borrelli che quello del consigliere Bellassai. Auspico chiaramente che sempre prima possibile si possa avere questo benedetto nuovo regolamento, che purtroppo dipende dal Comune di Roma, non da noi. E mi auguro anche che si vadano ad aiutare i centri e quindi i presidenti, nonché i tesorieri, eccetera, per l'aiuto della riscossione di quanto delle spese da loro effettuate, perché effettivamente questo nuovo regolamento impone tanti cavilli. E alla fine forse il presidente, prima di essere presidente, dovrebbe essere un commercialista. Comunque, detto questo, sono sicura che gli uffici preposti del municipio sono sempre molto disponibili ad aiutare i centri anziani per questo tipo di compito, e quindi credo che noi dobbiamo fare sempre da supporto e da aiuto per lo svolgimento di quello che occorre ai centri anziani stessi. Ringrazio veramente anche per il lavoro che loro fanno nelle loro riunioni di coordinamento, anche per vedere le criticità anche strutturali, come ci è stato detto adesso da Panizza, per quanto riguarda i lavori da effettuare dentro i centri anziani, che speriamo il prima possibile possa essere dato corso anche a questo. Quindi ringrazio tutti e niente, speriamo di avere presto notizie sul prossimo e nuovo regolamento dei centri anziani. Grazie. Prego Gino, grazie Paola. Grazie Presidente. Allora, io pure mi dispiace del fatto che del ritardo del realizzare questo nuovo regolamento, e mi auspico che questo nuovo regolamento faccia chiarezza e diciamo semplifichi anche diciamo le procedure amministrative per far sì che i centri anziani possano svolgere al meglio il loro lavoro. Anche soprattutto anche sul discorso dei pagamenti, perché molto spesso i pagamenti vengono fatti con
con molto ritardo dalla ragioneria. E detto questo, spero anche che il Comune di Roma, che dovrà fare questo nuovo regolamento, tenga conto delle segnalazioni che può fare sia i vari centri anziani, anche, ma soprattutto anche noi come parte politica, che conosciamo, diciamo, nel dettaglio le problematiche, perché quotidianamente ci confrontiamo con i centri anziani, dove ci dicono quali sono le criticità, le problematiche che loro sono costretti ad affrontare. Perciò mi auguro che questo nuovo regolamento sia chiaro e che possa dare delle risposte concrete e fattive alle esigenze dei centri anziani, e che possa snellire e semplificare le procedure, perché, come ricordava anche la consigliera Baccari, purtroppo, come molto spesso succede in Italia, si passa da un eccesso ad un altro. Prima, diciamo, c'era una gestione, diciamo, dei centri anziani, consentitemi, passatemi il termine, un po' allegra, un po', diciamo, semplificata. Oggi siamo passati all'eccesso contrario, che adesso sono stati messi innumerevoli paletti, e in pratica il presidente di un centro anziani è diventato un vero e proprio manager, è come se fosse un manager d'azienda, avendo complicato di molto le procedure e le cose. Perciò mi auguro, e questo è ovviamente un impegno, è un prerogativa della parte politica, di cercare di fare sintesi di tutto quello che si è affrontato anche in questa commissione, e cercare di dare il proprio contributo nei confronti del Comune di Roma, che deve realizzare questo nuovo regolamento. Ma il punto, diciamo, focale è quello di cercare di fare un regolamento molto chiaro, ma anche semplificativo, cercando di dare, diciamo, delle risposte concrete e fattive ai centri anziani, che ovviamente si dovranno attenere a questo nuovo regolamento, e soprattutto snellire anche le procedure di attuazione, perché molto spesso la burocrazia porta poi a complicare ancora di più tutte queste situazioni che abbiamo esplicitato in questa commissione. Grazie. Grazie Gino, prego Assessora Laurelli, voleva aggiungere delle cose? Sì, volevo dare delle informazioni, visto che sono stati fatti interventi da parte dei consiglieri e sono state fatte una serie di considerazioni che condivido totalmente, sia negli interventi del consigliere Alleori che negli interventi dei consiglieri Borrelli e Bellassai. C'è tutto il lavoro fatto in un anno e mezzo, e anche, diciamo, le criticità che, nonostante il lavoro fatto, ancora permangono e sulle quali ancora bisogna, diciamo, lavorare per trovare delle soluzioni. Io penso che una commissione consiliare che rappresenta il Consiglio Municipale abbia il dovere di sollecitare la presidenza dell'Assemblea Capitolina perché metta all'ordine del giorno il nuovo regolamento e quindi ci dia un calendario certo di sedute entro le quali si pensa di poter approvare un atto che è importantissimo, perché è un atto che cambia la situazione attuale, adegua il regolamento alla legge 117, alle varie normative anche regionali, ci riallinea, diciamo, sul piano delle norme a tutto il resto sia della regione che d'Italia, e potrebbe questo nuovo regolamento, anche sulla base dell'accoglimento di proposte che sono state fatte, di osservazioni da parte dei consigli municipali, sburocratizzare il più possibile, ma stando dentro le norme e nel rispetto totale della legalità e del rispetto delle leggi, potrebbe ovviamente offrire delle opportunità di gestione diverse e nuove, magari con qualche complicazione in meno, ai responsabili dei centri anziani. Io penso perciò che il nostro consiglio debba
fare un atto, non so se di consiglio, non so se basta una lettera di sollecito, io non lo so, non spetta a me suggerirlo, ma come diceva il consigliere Bellassai, diciamo, diventa molto difficile per l'assessore, assieme agli uffici, gestire il fondo per le attività dei centri anziani con la complessità di avere di fronte 11 realtà, una diversa dall'altra, con sedi diverse, gestioni, gestori diversi, eccetera, con regole che ormai sono superate perfino dalle leggi. Io ho aspettato fino ad ora, nonostante ovviamente mi sia mossa anche in sede politica per sollecitare l'approvazione di questo regolamento, sono stata, diciamo, in attesa finora, rispettando, diciamo, la tempistica che il Consiglio Comunale si voglia dare, ma devo sottolineare oggi qua a verbale che siamo fuori tempo massimo, che la situazione è diventata così complessa che se non viene fuori l'approvazione di un nuovo regolamento che ci dica se dobbiamo procedere a nuove elezioni per il rinnovo degli organi, in che modo, qual è l'età degli aderenti e dei soci del centro anziani e ancorché casa di quartiere, quali sono le attività che vengono gestite, quali fondi vengono messi a disposizione, perché nessuno lo ricorda, ma noi siamo solo 3 municipi di Roma a stanziare i soldi per le attività dei centri anziani. Quindi tutti gli altri da tempo hanno dismesso, diciamo, l'attenzione pubblica, comunale, su questi servizi sociali delicati, ai quali afferiscono migliaia, migliaia e migliaia di iscritti, che sono persone per gran parte, diciamo, anziani, fragili ma sufficientemente autosufficienti, e che se non sono più autosufficienti comunque stanno in un contesto di accoglienza, di inclusione, di accudimento anche in molti casi. Quindi io credo che sarebbe opportuno che la Commissione faccia un atto con il quale chieda certezza della tempistica dell'approvazione del regolamento, perché da quello ne conseguono tutta una serie di cose. Per questo all'inizio della riunione, ed era palese, diciamo, il mio dissenso rispetto all'avvio della discussione sulla convenzione, sul contenuto della convenzione, non perché nel merito io non voglia che la Commissione discuta, ma perché se non arriva il nuovo regolamento noi andiamo avanti con regole vecchie e con testi di convenzioni che valgono per tutta Roma e sulle quali la politica non può incidere neanche per modificare una virgola. Per cui, francamente, stamattina mi è sembrata questa una discussione molto surreale e poco aderente alla realtà. Lo stesso discorso, che è legato sempre all'approvazione del regolamento, dallo stesso regolamento nuovo dipenderà anche il rapporto con la ragioneria, perché la ragioneria, quando controlla i conti del municipio, li controlla in tutti gli ambiti, da quello della tutela dell'ambiente a quello dei rifiuti, alle spese dell'ufficio tecnico, alle spese del sociale. Se c'è una norma che va ben oltre i regolamenti comunali, che dice che è vietato corrispondere contributi per pagare pranzi conviviali in occasione di iniziative pubbliche, quindi fatte dai comuni, e questa norma è stata fatta per impedire soprattutto che la politica abusasse di fondi pubblici per giustificare, diciamo, le spese di iniziative che a volte sono convegni, sono giornate di studio, eccetera, eccetera, noi oggi non abbiamo strumenti a sufficienza per invertire la rotta, la tendenza interpretativa della nostra ragioneria. Vale molto il lavoro che fa l'ufficio, che ringrazio, in particolare la dottoressa Giovinazzo, che ringrazio, che è un lavoro costante di raccordo fra
recepimento delle fatture dai presidenti dei centri anziani, invio degli atti alla ragioneria, spiegazione degli atti alla ragioneria anche con assunzioni di responsabilità per iscritto e rimborsi delle spese effettuate ai centri anziani che in un anno, devo dire, per la gran parte hanno avuto risarciti tutti i fondi che hanno anticipato. Quindi è un braccio di ferro burocratico che riguarda soprattutto gli uffici e che ha delle ripercussioni, diciamo, sul rapporto fra presidente del centro anziani e uffici. Non ce l'ha assolutamente come ricaduta sul servizio, non ce l'ha sui soci. Quindi non è che tu vai al centro anziani e si discute di come si effettuano o non si effettuano i rimborsi. Il ritardo nell'approvazione del nuovo regolamento comporta uno stop anche da questo punto di vista, che io non so per quanto altro tempo come giunta potremo diciamo tollerare. Sottolineo che le organizzazioni sindacali del settore, CGL e CISL UIL, hanno di recente preso posizione sul perché, quindi chiedono spiegazioni sul perché il nuovo regolamento non è stato portato in consiglio e non è stato ancora approvato. A verbale, come informazione relativa invece alla questione della funzionalità dei defibrillatori, i ringraziamenti al coordinatore Panizza per aver proposto di impegnare i fondi che sono destinati in bilancio per le attività del coordinatore invece per la messa in opera e il ripristino della funzionalità dei 10 defibrillatori che abbiamo ereditato dal passato. Per 2 anni siamo a posto, nel senso che sono state pagate le fatture con le quali sono state effettuate le sostituzioni delle placche e delle batterie, sono stati pagati i corsi che sono stati fatti per gruppi di volontari di tutti e 10 i centri anziani, escluso Fonte Laurentina. Quindi nell'anno 2023-24 noi siamo a posto, il problema si riproporrà col nuovo regolamento più avanti, diciamo, quello relativo alle manutenzioni di questi importanti presidi di sicurezza. Per l'11° nostro centro anziani abbiamo colto al volo un'opportunità che ci è venuta purtroppo in ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia nei primi mesi di quest'anno dal Dipartimento delle Politiche Sociali, che ci ha regalato 2 defibrillatori, di cui uno è stato messo al centro anziani di Fonte Laurentina, e la ditta che fa le manutenzioni per i prossimi 2 anni su tutti i defibrillatori di Roma, quindi si prende anche la manutenzione da fare per 2 anni per il defibrillatore di Fonte Laurentina, che quindi è stato avviato su un altro binario ed è un'altra storia. L'ultimo corso, che è quello dei volontari di Fonte Laurentina, è stato pagato dal Dipartimento del Comune di Roma e sto predisponendo gli atti da cui tutto questo risulti per memoria anche per chi arriverà dopo di noi, quindi per evitare di trovarsi in difficoltà nel giustificare le spese di manutenzione o altro. Quindi possiamo dire oggi che la rete funziona tutta, che i volontari sono stati formati con regolari corsi e rilasciati regolari tesserini, e che tra 2 anni si riproporrà il tema della verifica delle manutenzioni da farsi sia ai braccetti che alle batterie. Per quel che riguarda, visto che è stato chiesto da più consiglieri, la questione relativa alle manutenzioni delle sedi, noi abbiamo fatto questa importante, lunghissima riunione con l'ufficio tecnico la scorsa settimana, abbiamo aggiornato le tabelle degli interventi necessari per le manutenzioni e abbiamo anche stabilito per iscritto chi farà cosa. Quindi, fermo restando che i fondi di manutenzioni
che l'ufficio tecnico si ritrova in bilancio non sono fondi destinati specificatamente ai centri anziani, questo bisogna saperlo, ma sono soldi che stanno in un fondo indistinto che riguarda le manutenzioni anche degli stabili, degli uffici, delle strade, tutto l'impianto, diciamo, del sistema manutenzioni. Abbiamo visto però che per alcune cose noi dobbiamo impegnare per la rete per avere il wifi, quindi internet senza spesa, in alcuni centri anziani che non ce l'hanno, riprendere quel percorso che è stato avviato dalla sottoscritta nel 2015 con la ex provincia, quindi Roma, la ex provincia di Roma, che all'epoca ha installato il wifi in alcuni centri anziani e poi questo percorso si è interrotto. Così come abbiamo verificato che in alcuni centri anziani la ditta delle manutenzioni ha fatto la regolare manutenzione degli estintori, ma non abbiamo la certezza che la cosa sia stata fatta dovunque, per questo abbiamo chiesto ai presidenti dei centri anziani di effettuare le verifiche, all'ufficio tecnico di rimandare la ditta. Stessa storia vale per i condizionatori, stesso tema riguarda l'installazione di una linea telefonica al nuovo centro anziani di Fonte Laurentina, che è una roba che non fa l'ufficio tecnico, ma che viene fatta dal Dipartimento SIMU. Per quel che riguarda le potature, le manutenzioni del verde che normalmente fanno i centri anziani, avendo nei centri anziani alcune alberature molto pericolose, anche molto alberi molto vecchi e quindi cresciuti in altezza in modo importante, abbiamo d'accordo con Gregori, che è l'assessore all'ambiente, fatto la lista degli interventi che riguarderanno quasi tutti i centri anziani che hanno giardini, e alcune di questi interventi sono già stati effettuati a Trigoria nei giorni scorsi, a Vitinia a dicembre, quindi man mano si sta procedendo anche con questo tipo di intervento. Sul controllo degli impianti dei campi da bocce, come diceva prima il coordinatore Panizza, lui stesso è impegnato con la FIB, la Federazione Italiana Bocce, gratuitamente, grazie ad una riunione che la Giunta ha promosso, a verificare l'effettiva necessità di ristrutturazione di alcuni di questi campi e quindi a procedere poi con un piano di intervento concreto ed esaustivo. Sulle barriere architettoniche da rimuovere, l'obiettivo è quello di evitare che nelle zone esterne al centro anziani o nelle zone adiacenti ci siano barriere architettoniche. Pare che non ci siano molti problemi, però stiamo aggiornando, diciamo, la scheda e i centri anziani entro pochi giorni devono fare tutte le loro osservazioni, quindi credo di avere risposto in modo abbastanza esaustivo alle questioni che sono state poste. Dopodiché, quando la Commissione vorrà, se vorrà, potrà ovviamente partecipare alle iniziative che i centri anziani organizzano e conoscere più da vicino le diverse situazioni gestionali. Grazie. Io ho concluso l'intervento, non so se volete riprendere in mano la commissione, grazie. Stavo parlando a microfono spento, come al solito. Anch'io mi associo ai ringraziamenti al coordinatore Panizza per la brillante risoluzione dei defibrillatori e per l'utilizzo dei fondi del coordinamento, dedicati al coordinamento. Insomma, 3.500 euro mi sembra una spesa non indifferente, però insomma ringrazio, perché è un problema di salvezza e quindi anche proprio anche per l'idea stessa che è venuta per risolverla come problem solving, mi sembra spero che come diceva l'assessore Laurelli, nei prossimi 2 anni questi devono essere dei fondi che devono trovare spazio all'interno del nostro bilancio,
insieme a tutti gli altri defibrillatori. Questo lungo elenco di attività che sono in corso, mi fa piacere sentirla perché noi eravamo rimasti durante la discussione del bilancio che servivano, che già c'era un elenco di criticità e c'erano la manutenzione dei condizionatori, la manutenzione dei, ovviamente la ristrutturazione dei campi da boccia, ne abbiamo già parlato, della manutenzione del verde, delle potature degli alberi. Mi rimane soltanto, un'ultima domanda che volevo capire era il CSA Laurentino, che mi risulta essere non di uno stabile di proprietà della regione, e quindi non so che tipo di interventi, se possiamo fare degli interventi che sono stati richiesti per il CSA del Laurentino. Però il centro anziani di via Laurentina assieme al centro anziani di Cicchignola sono gli unici due centri anziani dove l'amministrazione municipale e il comune pagano l'affitto. A via Laurentina paghiamo l'affitto alla regione e a Cicchignola si paga l'affitto ad un privato. Quindi alcune spese che riguardano le manutenzioni bisogna vedere nei contratti d'affitto come vengono, a chi vengono accollate. Questa verifica la sta facendo direttamente l'ufficio tecnico, che ha ripreso in mano i due contratti dell'epoca e sta verificando le necessità segnalate dai centri anziani e anche la necessità che noi si intervenga laddove tocca all'amministrazione municipale intervenire. In relazione a questi due centri anziani, sottolineo che alcuni centri anziani hanno fatto, in particolare quello di via Laurentina 631, un particolare contratto all'epoca, non so se con Telecom, con Vodafone, non so con quale gestore, un particolare contratto telefonico che ha un costo piuttosto elevato. E ovviamente noi non possiamo spendere i soldi pubblici per rivedere contratti di manutenzione o per pagare servizi che non attengono all'amministrazione municipale. Un conto è chiedere l'installazione di una linea fissa che deve fare il SIMU, che è importante e necessaria in tutti i centri anziani, e qui provvederemo, stiamo provvedendo. Un conto è dire: io ho fatto, con Vodafone un contratto da 80 euro mensili per avere la rete veloce internet, perché l'impianto del Wi-Fi è insufficiente oppure il segnale è troppo debole, e quindi ho fatto un contratto come APS e voglio che qualcuno mi rimborsi la fattura. Questi rimborsi sono impossibili, perché non si interviene su un impianto che è stato gestito e installato dall'amministrazione pubblica. E questo i presidenti dei centri anziani ce l'hanno ben chiaro, quindi quando sentite voi consiglieri qualche presidente dire non riesco ad avere i soldi per, bisogna sempre andare presso gli uffici ad approfondire da dove origina il problema ed avere quindi le spiegazioni necessarie sul perché non si riesce a pagare queste fatture. Il nuovo regolamento dovrebbe consentire alle APS sia la gestione dei fondi pubblici per le cose che il regolamento prevederà che saranno a gestione con fondi comunali, sia la gestione di fondi che l'APS per le sue iniziative può mettere in campo, e quindi per interventi di miglioramento anche della vivibilità all'interno della struttura che possa determinare spese aggiuntive per attività che non stanno dentro i progetti finanziati con fondi pubblici. Questa è un po' la situazione in questo momento. Per questo io, come tutti voi,
sto decisamente in difficoltà se non viene fuori un nuovo regolamento che disciplini anche nel dettaglio tante questioni di gestione che diventano a volte dei problemi. Grazie. Grazie, grazie per la precisazione. Diciamo, ho scritto tempo fa, la settimana scorsa, alla presidente della commissione analoga Capitolina per chiedere che fine avesse fatto il regolamento. Ho semplicemente avuto una risposta che è in lista per essere discusso. Quindi io magari alla fine della commissione proverò a chiedere quando, se è stato già calendarizzato. Se non è stato calendarizzato, provvederemo a pensare di fare una nota, un atto, qualche cosa. Ricordo a tutti della commissione che io e l'assessore Laurelli abbiamo firmato insieme a tanti altri persone, assessori municipali e consiglieri di altri municipi, una lettera che abbiamo inviato, che è stata inviata a Svetlana Celli per questo, però un paio di mesi fa, molto tempo fa, e per sollecitare. Sì, anch'io ho visto la richiesta urgente dei sindacati, effettivamente ormai è diventata un'urgenza, siamo già fuori tempo massimo. Io credo che quando appena verrà pubblicata, appena verrà approvata questo regolamento, una piccola verifica insieme alla commissione su cosa abbiamo ottenuto e qual è il nuovo regolamento, lo possiamo fare anche approfittando della presenza degli uffici. Il nuovo regolamento, come diceva anche prima Borrelli, ma come ho anche detto io precedentemente, dice chiaramente che le spese conviviali, diceva il nostro che le spese conviviali devono far parte assolutamente delle spese previste finanziabili. Vediamo se questa cosa sarà presente. Mi ero segnata anche altre cose laddove serve anche un atto di commissione o un'azione, se non è un atto di commissione, una nota, qualche cosa per aiutare il rapporto con gli uffici, con l'ufficio della ragioneria. Questo siamo disponibilissimi a farlo, quindi invito, ne possiamo parlare tranquillamente con i coordinatori e con l'assessora e con la commissione, se possiamo fare un atto in questo che vada in questa direzione. Però credo proprio che se il regolamento è un regolamento, se verrà veramente approvato nel corso del mese di aprile, molti di questi problemi tecnici possono essere, si ripropongono o possono essere automaticamente risolti. Ecco perché ci tenevo a vedere la convenzione, perché ho visto che all'interno della convenzione, differentemente dalla C28 del 2010, non erano specificate le scene, specificatamente le scene. Nella convenzione è scritto che le scene e i pranzi non vengono sovvenzionati, e questo, ecco, quindi ringrazio Cam che mi ha dato questa ulteriore lettura, che ovviamente a me serviva conoscere per capire anche le difficoltà che ha attualmente la ragioneria per gestire questo tema. Vedo che c'è Gino Alleori che vuole, ha chiesto di parlare. Gino, a te la parola. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare l'assessore Laurelli per la relazione e per le informazioni che ci ha dato
delle cose che sono state fatte e quelle che sono in essere e che dovranno essere fatte. Ha fatto una relazione, ci ha dato delle informazioni, ha dato anche delle risposte a dei nostri quesiti in modo chiaro, preciso e puntuale come sempre. Detto questo, io propongo invece che una nota di un atto di consiglio, che ovviamente è un atto molto più forte, un atto politico molto più forte rispetto a una semplice nota, soprattutto se poi, come credo, se questo atto venga votato all'unanimità in consiglio sia dalla maggioranza opposizione. Detto questo, ovviamente rifaccio l'invito all'assessore Laurelli, anche se già l'ha fatto, ma di sollecitare il Comune di Roma ad accelerare i tempi di approvazione del nuovo regolamento, perché come è stato detto più volte, senza quel regolamento sia noi che i centri anziani abbiamo le mani legate su tante situazioni che abbiamo sviscerato in questa seduta di commissione. E poi ricordo anche, come ricorderà bene anche l'assessore Laurelli, ma anche gli altri componenti della commissione, io quando avevo sollecitato il discorso della maturazione dei defibrillatori, perché ovviamente ero a conoscenza del fatto che i defibrillatori avevano delle batterie che erano esaurite e bisognava cambiare queste batterie, perché ovviamente senza le batterie nuove è come non avere i defibrillatori, è come dire gli estintori senza che siano carichi. Perciò sono contento che anche su questo si è provveduto in modo fattivo, concreto e celere nella manutenzione dei defibrillatori e quindi nel cambio anche delle batterie degli stessi. Ovviamente mi auguro che nel prossimo bilancio venga tenuto in considerazione anche la spesa della manutenzione dei defibrillatori inerenti alle placche, inerenti anche alle batterie. Come giustamente diceva l'assessore, adesso si è provveduto nella difficoltà in modo veloce, ma fra due anni questa problematica si riproporrà e ripeto, mi auguro che il Comune di Roma metta i fondi necessari per la manutenzione dei defibrillatori, perché non avere il defibrillatore in manutenzione e in ottimo stato significherebbe come non averli. In caso di necessità non si potrebbero utilizzare, perciò è come non averli. Grazie. Grazie Gino. Gino, hai parlato di questo atto di consiglio. Potremmo fare un ordine del giorno fuori sacco, si chiama così se non sbaglio, che sono quelli che si possono presentare all'ultimo momento in una qualunque... Patrizia, possiamo fare tante cose, dipende quello che vogliamo fare, nel senso che si può fare anche prima una risoluzione di commissione, votarla e poi andare in consiglio e votare l'atto, oppure fare un ordine del giorno, oppure fare una mozione, si può fare quello che vogliamo. L'importante è fare un atto che poi venga votato in consiglio, perché politicamente è un atto che ha una forza diversa da una semplice nota, soprattutto se viene votato sia dalla maggioranza che opposizione, come io credo che non ci sia problema che tutto il consiglio lo possa votare, dà una forza e un input maggiore come atto politico, tutto qua. Paola, prego. Sì, no, ma io sostanzialmente sono d'accordo con Gino, perché un atto va fatto per quanto riguarda la nostra commissione. Non so se con le nuove regole, questo magari qualcuno dei consiglieri ce ne può dare luce, se veramente possiamo, anzi forse Borrelli, se possiamo fare un atto fuori sacco, come si soleva dire una volta, cioè portarlo direttamente in consiglio se non bisogna fare tutta la trafila della protocollazione bla bla bla, questo non lo so, però credo che un atto va assolutamente fatto, dà sicuramente sì, forza. Paola, visto che c'è la necessità di velocizzare le procedure, visto che già siamo in ritardo sul regolamento, ovviamente la tua proposta è condivisibile su tutto, cioè nel senso che possiamo sicuramente fare un atto fuori sacco e portarlo in consiglio proprio per velocizzare il
tutto, perché se portiamo l'atto di risoluzione e portiamo la risoluzione in commissione, poi lo dobbiamo portare in consiglio, ovviamente i tempi si allungano. No, i tempi sono lunghissimi, infatti io vorrei sapere da Borrelli se si possono ancora Aspetta Paola, fammi terminare. Sì. E visto che c'è la necessità invece di andare veloci, perché già si è perso troppo tempo per quanto riguarda questo nuovo regolamento, io direi e propongo di portare fuori sacco l'atto in consiglio, così lo votiamo subito. Assolutamente d'accordo. Se, ripeto, se Borrelli ci dà l'indicazione che possiamo fare degli atti fuori sacco senza seguire l'iter della protocollazione, perché veramente diventa troppo farraginoso. Grazie. Scusate, io se non serve la mia presenza lascerei la riunione, ringrazierei i consiglieri che hanno partecipato e ovviamente il coordinatore Panizza e il vice coordinatore Milano. Grazie Presidente De Vivo. Arrivederla, grazie. La sua presenza è sempre importante. La smetta, onorevole Alleori, la smetta. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie assessora, arrivederci. Grazie, no, provo a, non so, a dire la mia su questo. Secondo me noi abbiamo due strade praticabili, no, nell'immediato. Tenderei a escludere lo strumento risoluzione perché effettivamente è quello più farraginoso a livello procedurale. O noi pensiamo nel prossimo consiglio convocato, quindi giovedì pomeriggio, di presentare un ordine del giorno chiedendo in quella sede a tutti se sono disponibili a farlo, come dire, a essere parte del consiglio e quindi fuori sacco, oppure ragioniamo su una mozione, quindi una cosa un po' più, diciamo, solida rispetto a un ordine del giorno, e magari chiediamo che alla prossima capigruppo venga integrato in un consiglio già convocato, cioè nel senso che noi abbiamo già convocato il consiglio di giovedì e, se non erro, anche quello del martedì successivo. Non ricordo quando è la prossima capigruppo, però si potrebbe anche pensare che si chiede formalmente. Mi diceva Bedoni il 17 la prossima. Se si chiede d'urgenza l'inserimento in un consiglio già convocato, se tutti i capigruppo sono d'accordo, io non mi sembra, cioè immagino che siano d'accordo, si integra un atto nuovo, quindi dandoci anche qualche giorno per poterlo scrivere, nel consiglio già convocato, che potrebbe essere, che ne so, martedì, non quello giorno successivo di Pasquetta, ma il successivo. Potrebbe essere un'opzione, che ne pensate? In quel caso potremmo pensare che la firmiamo come componenti della Commissione Politiche Sociali, se lo condividiamo ovviamente, quindi da parte mia ovviamente c'è condivisione, cioè sono d'accordo. Danilo, va bene così, io lo farei però subito il martedì dopo Pasqua e non ancora quello dopo, perché abbiamo sottolineato più volte la necessità di velocizzare il tutto. Perciò io direi l'atto direttamente martedì subito dopo Pasqua. Va bene. Il consiglio prossimo c'è giovedì, se riuscissimo a magari insieme a tirare giù un atto, io sono più propensa a farlo il prima possibile, non perdere tempo. Decidiamo lo strumento, cioè se ordine al giorno o mozione. No, decidiamo. La mozione deve essere protocollata, se non sbaglio, no? Sì, però mentre l'ordine del giorno si può portare fuori sacco? Se c'è condivisione, sì. Diciamo, capito? Cioè tu lo chiedi all'aula, no? Lo presenti al presidente che lo dice all'aula, no? Come ordine del giorno. Ma anche la mozione si può presentare fuori sacco. Anche la mozione si può presentare fuori sacco. Se è condivisa, esatto, sì. Però diciamo, ma lì non è un problema, perché chiedi un'integrazione, cioè uno, per assurdo potremmo anche fare una capigruppo di 10 minuti in cui integriamo un atto non convocato, Dico per assurdo, Quindi dovremmo scrivere l'atto e mandarlo a Bedoni? Eventualmente sì, se l'ordine del giorno non c'è bisogno, la mozione, se vogliamo fare un iter formale, scriviamo la mozione, la mandiamo al protocollo, tanto è un attimo, chiediamo l'integrazione in un consiglio già convocato e la mettiamo all'ordine dei lavori, proprio formalmente, capito? Però decidiamo, per me vanno bene tutti e due gli strumenti, se volete ovviamente io sento Luca, il presidente Bedoni. Cioè glielo comincio a anticipare, così si attiva. Sì, ma esatto. Ma qual è la più veloce?
È l'ordine del giorno, Padri. Allora, io quando prima ho detto nota eccetera, perché io spero veramente che sia qualche cosa di che già forse potrebbe essere addirittura inutile la mozione quando noi la portiamo in consiglio, perché magari già è stata calendarizzata, quindi perché insomma sono un po' questi tempi, no? Cioè non ti sentiamo più, Patrizia. Non mi sentite più? No, dicevo, perché io posso provare di nuovo a chiedere a Converti se è stata, quando è stata calendarizzata, se è stata calendarizzata, perché so sicuramente che non è stata volontà del Consiglio Comunale non farla, ma ci sono state tantissime di quelle urgenze che si vedono, che sono, io ho visto anche tutti gli ultimi atti che hanno approvato, erano veramente delle cose urgenti che devono essere fatte in brevissimo tempo, e quindi probabilmente questa ha avuto una priorità inferiore, però con tutte le sollecitazioni... Posso dire una cosa? Sicuramente ci sono tanti argomenti che sono prioritari per il Comune di Roma, ma di questa noi siamo già, come Comune, siamo già in ritardo. E quindi io credo che bisogna cominciare a spingere perché venga calendarizzata al più presto in consiglio comunale, altrimenti sì. Le calende greche. Io sono quasi convinta che anche se qualunque cosa facciamo, anche la più urgente, quindi io farei la più urgente, spero che arrivi molto, che potremo anche addirittura non presentarla perché magari è già stata calendarizzata. Però questo è quello che stavo dicendo, che prima che mi interrompessi, perché i tempi sono questi. No, io sono d'accordo, Patrizia, a fare la cosa più veloce. Poi, se nel frattempo hanno calendarizzato, bene. Se non hanno calendarizzato, vuol dire che serve almeno una spinta da parte nostra. Poi, a mio parere, sempre un consiglio che posso dare è magari tu, sicuramente, come tutti i presidenti delle altre commissioni di tutti i municipi, siete in rete, se magari questo nostro ordine del giorno, una volta approvato, lo giri e lo fai scrivere anche dagli altri municipi, cioè la forza è ancora più forte. Almeno sì. Noi, per quanto riguarda le pari opportunità, spesso facciamo queste cose, cioè facciamo un ordine del giorno, una mozione, una risoluzione, quello che è, e la cerchiamo di presentarla in tutti i municipi proprio per dare aiuto alla presidente della commissione comunale, in modo che gli arrivano tutti gli atti poi di sollecito. Però questo poi lo devi vedere tu come presidente di commissione. Allora, prima di continuare, io saluterei se Enrico Cam, che ovviamente deve tornare a lavorare, può tranquillamente lasciare la riunione, e ringrazierei anche i presidenti dei centri anziani se vogliono continuare a rimanere con noi, oppure continuare a sentire come finisce questa nostra discussione. Io ho un impegno personale, presidente, quindi vi ringrazio e alla prossima. Grazie mille. Roberto, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie anche a voi. Presidente, guardi, se non c'è bisogno più di noi, noi la ringraziamo innanzitutto per la decisione che state prendendo per questa cosa di portare per fare una mozione fuori sacco, e sarebbe la cosa più giusta. Poi se nel frattempo ci daranno risposta da Roma Capitale, che l'hanno messo già in calendario e discuteranno questa cosa qua, avete fatto un atto in più, insomma. Io ringrazio sempre la Commissione per quello che sta facendo per noi. Perciò dico, se si porterebbe questa il prima possibile, e poi magari se arriverà dal Campidoglio una risposta positiva, che la stanno portando in consiglio, ben venga, insomma, ecco. Però sì, la pregherei per la Pasqua che sta arrivando, veramente, di uscire fuori da questa cosa qua, perché serve, come vi ho detto, come lo stile. Speriamo che per la Pasqua che sta arrivando Enrico Cam, come ci ha promesso, si mette a lavorare alla cremente alla fine di questa riunione per
far approvare la determina. Ma Enrico lavora, io lo vedo perché ci passo quasi tutti i giorni da lui, non è che non lavora. Lo sappiamo. Grazie. Intanto colgo l'occasione per fargli gli auguri a tutti di buona Pasqua, Presidente, e un buon lavoro ancora. Grazie, buona Pasqua a tutti quanti voi. Grazie, buona Pasqua anche a voi e tutti. Grazie. Tanto. Allora siamo rimasti noi soli? Pronto? Sì, noi siamo qua. Vabbè, chi la può buttare giù? Tanto non è un ordine del giorno complicato, c'è qualcuno che la può buttare giù questo ordine del giorno? Non so, Paola, Gino. No, guarda, io purtroppo in questo momento sto facendo 3 risoluzioni da portare nella mia commissione e sto già incasinata, mi dispiace, non ce la faccio a redigere. Scusami, voleva parlare, prego. Patrizia, penso che siete voi della maggioranza che la dovete buttare giù, poi ovviamente la firmo, ovviamente. Marco prima aveva alzato la mano, Marco Cirisola, poi si è abbassata. Volevi intervenire, Marco? Prego, vai Marco. Sì, Presidente, grazie. Allora, la questione è ovviamente che se riteniamo che la competenza sia capitolina, se viene portato in aula Giulio Cesare, indubbiamente meglio. Ora, come qualsiasi consiglio anche da noi, è chiaro che ci deve essere il numero legale, se no è inutile che vengano convocati i consigli. Chiusa la parentesi. Per quanto riguarda invece, se dovessimo scegliere di fare un atto del municipio, io sarei dell'idea, come ha detto il consigliere Borrelli, di mandarlo velocemente al protocollo, contestualmente nello stesso invio della mail al Presidente del Consiglio affinché lo porti in capigruppo. Ora, quando si diceva valutiamo quale strumento usare, l'ordine del giorno va collegato a un atto o a un ordine, all'argomento per cui viene convocato un consiglio tematico oppure a una delibera. Altrimenti, per quanto riguarda invece i cosiddetti atti fuori sacco, il problema non è tanto quello di appurare che in aula ci sia la volontà concorde di discuterlo, quindi di inserirlo fuori sacco nell'ordine del giorno. Il problema vero sono gli assenti, cioè dato che un consigliere potrebbe dire no, se l'avessi saputo che si parlava di quell'atto lì sarei venuto, quindi il problema appunto è cautelarci rispetto agli assenti. Perciò io la strada del fuori sacco non la sceglierei, abbiamo altre alternative. Io percorrerei le altre alternative, quella fuori sacco assolutamente la sconsiglierei, insomma, perché appunto rischiamo che venga invalidato il consiglio. Grazie Presidente. Ma non ho capito per quale motivo, scusa Marco. Allora, se un consigliere assente dovesse dire perché non mi avete detto che discutevate questa cosa, questo qua non è solo una supposizione, ma una precisa norma di legge. C'è una norma di legge per dire che non si può discutere un atto se non è stato inserito nella convocazione, appunto per tutelare gli assenti, perché uno è libero di partecipare o no, a seconda degli atti che vengono discussi. Non è che lo dico io, dato che lo dicono le leggi, evitiamo di rischiare, cioè vuol dire, se non abbiamo alternativa uno rischia, se uno ritiene di rischiare, se un'alternativa non vedo perché dobbiamo rischiare, abbiamo altre alternative, se abbiamo un'altra alternativa. L'atto fuori sacco io lo sconsiglio, poi è la mia opinione, fate come ritenete meglio. Io non avevo sentito la prima parte. Okay, a posto, grazie. Non era assolutamente una. Ok, a posto, grazie Presidente. Marco, ma come potrebbe essere annullato in consiglio? C'è un consiglio successivo, cioè se una persona non c'è in quel momento in consiglio. Con istanza al giudice. L'ha detto. Essendo il consiglio convocato dalla capigruppo, rappresentativa di tutti i gruppi consigliari, diciamo, qualsiasi consigliere, perché sia monogruppo o appartenente a un gruppo, sa prima gli atti convocati in quel consiglio. In questo caso noi demanderemo all'aula, quindi ai soli presenti, non necessariamente a tutti i gruppi, l'accettazione almeno di un punto non iscritto all'ordine dei lavori. Questo è quello che dice il consigliere Cerisola.
Io provavo a dire questa cosa della capigruppo proprio per ovviare a questo tema, cioè nel senso che noi potremmo convocare una capigruppo, non dico d'urgenza, il problema è solo le festività di mezzo, non è altro, per inserire l'atto in un consiglio già convocato, ok? Noi la prossima capigruppo di massima l'abbiamo il 17, potremmo eventualmente integrare per il consiglio del 18, anche in quel caso sono 24 ore tiratissime, no? Però avvisando tutti preventivamente, scrivendo un testo che mandiamo al protocollo e contestualmente al presidente Bedoni, facendo comunque la capigruppo il 17 che è già definita e avendo il 18 già consiglio, noi potremmo il 17 chiedere alla capigruppo di inserire l'atto e il 18 avere l'atto già nel consiglio convocato, ok? Se il 18 è troppo tardi, l'alternativa è il giovedì prima, ma parliamo di 4 giorni di differenza, eh? Tutto qui. Io è per quello che dicevo i due strumenti sui due possibili, sulle due possibilità, te. Cioè giovedì 14, mi sembra che è giovedì, cioè il 14 o il 18. Sì, o quello che è 13, non ricordo. Tutto qui. Se pensiamo di avere tempo dal 18, perché adesso c'è Pasqua, cioè quindi anche se lo facciamo domani, cioè ci sono le festività di mezzo, quindi non penso che il Consiglio Comunale si convochi in questi giorni, capito? Tutto qui. Va bene, allora facciamo, procediamo con la mozione, così è più tranquilla e tutti sono avvisati. Io spero pure che quando presentiamo la mozione non sarà nemmeno necessario più presentarla, la ritiriamo. Propongo questo, che la presidente di Vivo ci butta giù un testo che poi ci vediamo. Io sento contestualmente il presidente Bedoni, gli preavviso di questa cosa. Se serve la scriviamo anche in una chat, che è ovviamente un organismo informale, però dei capigruppo, la calendarizziamo, cioè integriamo la convocazione formalmente della capigruppo del 17, inserendo questa mozione quando sarà a protocollo, quindi la mandiamo a protocollo dopo che l'abbiamo scritta, vista tra di noi e firmata, e chiediamo l'integrazione di urgenza nel consiglio del 18. In questo caso quell'atto è formalmente convocato per il consiglio del giorno successivo. I tempi sono complicatissimi, però l'altra opzione sarebbe che settimana prossima dovremmo fare una capigruppo d'urgenza solo su questo. Ed è non lo escludo, non lo escludo. Però considerare che fino a martedì siamo in sospensione. Procediamo così, perché mi sembra più semplice. Procediamo così, spero che sia, invece nel frattempo sia calendarizzata, che sia superfluo questo atto. Se abbiamo finito la cosa, io passerei un attimo a vari eventuali all'esame della posta. Allora, vari eventuali. Abbiamo finito questa cosa, ci siamo organizzati così. Vari eventuali. Ieri vi ho mandato sulla chat l'informazione che si è riunita per la prima volta la consulta della disabilità cittadina e che Rosaria De Vitis, la presidente della consulta municipale, è nel direttivo cittadino. Questo a me fa molto piacere perché ci rende ancora più agganciati come municipio alla consulta cittadina. E quindi insomma la ritengo una importante, una cosa positiva per noi. Poi nelle prossime riunioni che faremo di commissione abbiamo settimana prossima Farmacap, poi abbiamo concordato anche una riunione con le POSES insieme alle associazioni di donazione del sangue per completare quell'attività all'interno delle scuole. Mi hanno dato loro ok a partecipare a una riunione della commissione, quindi avremo tutte le POSES in commissione. Già oggi ci sarà, verrà discussa all'interno della commissione bilancio il cambiamento del nome, l'aggiunta del nome legalità alla commissione, e quindi sarà calendarizzata penso nel mese di maggio all'interno dei lavori del consiglio, che ci ha confermato prima che il protocollo
della banca delle visite è stato firmato, è arrivata una notizia stamattina tra gli atti di giunta, e che anche il protocollo del sangue, il nuovo protocollo del sangue che abbiamo chiesto da settembre ad oggi alla direzione sociale, è in corso di definizione finale. E sempre per su un'istanza che aveva presentato Marco Cerisola, che riguardava i piani di emergenza, da una con il Guastella e anche con la persona che è venuta l'altra volta in riunione, che si è interessata, diciamo, dei defibrillatori, non ricordo il nome, si stanno approntando dei pannelli in cui vengono spiegati in ogni ufficio, rispetto a tutte le criticità che possono avvenire all'interno di un luogo frequentato dal pubblico, quali sono le azioni che devono essere fatte, chi telefonare, a chi rivolgersi in caso di incendio, in caso di pronto soccorso per quanto riguarda l'utilizzo dei defibrillatori e così via. Quindi anche questo punto dovrebbe essere, era già in programma un'attività di questo genere, ma l'ha confermata anche la persona che è venuta l'altra volta, la Vincenza Palazzino, ecco, mi sono ricordata il nome. L'ultima cosa che vi volevo dire è che come prosecuzione del discorso che stavamo facendo sul progetto di vita e dell'intervento del signor Ronci all'interno della nostra commissione, lo staff della Biolghini ha iniziato una procedura per un'istruttoria per capire l'eventuale utilizzo, l'eventuale adozione da parte del Comune di Roma delle ICF ADAT, che era quella piattaforma informatica formata da vari moduli che potevano utilizzata da vari soggetti che intorno al discorso del PEI, del piano del budget di salute, eccetera, perché quella piattaforma consentiva proprio lo scambio di informazioni e l'aggiornamento contestuale in diretta di questa documentazione, di questa documentazione effettivamente. Quindi è partita anche questa indagine, che proseguirà da sola col Comune di Roma, che contatteranno il Comune l'Università del Veneto per approfondire questo tema. Quindi sono tutti temi che in qualche modo sono stati trattati all'interno della nostra commissione, mi fa piacere che abbiano un prosieguo. Se c'è qualche avario eventuale da parte vostra, questo è il momento, altrimenti passiamo all'esame della posta. Niente avario eventuali, allora Manuela, ci può dire se c'è della posta per noi? No, Presidente, ad oggi non è pervenuta posta. Perfetto, allora a questo punto io riterrei chiusa la seduta, sono le 11:50. Esattamente lo stesso orario della settimana scorsa. Ci rivediamo fra una settimana. E nel frattempo auguro a tutti quanti.